Ben ritrovati sempre qui al Salone del Risparmio, venti di guerra scatenati dal tweet, dall'ennesimo tweet di Donald Trump, già protagonista della guerra dei dazi nonostante l'apertura della Cina. Cosa pensano gli operatori dell'industria del risparmio gestito quanto l'incertezza politica che arriva dall'America e non solo può condizionare effettivamente le scelte di investimento e a catena i portafogli per i risparmiatori? Con noi in studio per Amundi Giordano Beani, per BlackRock Luca Giorgi. Ben ritrovati ad entrambi. Beani, quanto sta seguendo le dichiarazioni di Trump? Quanto credito dà? Ma se bisognasse seguire le dichiarazioni di Trump tutti i giorni, insomma, non potremmo più gestire i risparmi con serenità. Quindi al di là delle battute, è chiaro che quando c'è una situazione di tensione militare internazionale i risparmiatori si spaventano, però vediamo che le reazioni dei mercati sono tutto sommato contenute. Non dimentichiamo che fino a qualche mese fa c'era lo spauracchio della Nord Corea, adesso sembra che tutto si stia muovendo per il meglio, per cui non darei peso più di tanto rispetto ad uno scenario macroeconomico che rimane comunque positivo. Senta, Trump in sostanza dice preparatevi ai missili perché stanno arrivando, dall'altra parte però le scelte sulla cosiddetta guerra dei dazi sono state già fatte. A livello generale, secondo lei, cosa innervosisce di più il mercato? Cosa innervosirà di più il mercato? Ma i mercati, quando sono in una situazione di nervosismo, colgono qualsiasi occasione per dimostrarlo. Adesso non lo fanno perché? No, adesso non lo fanno perché, purtroppo, voglio dire, i mercati sono anche abbastanza cinici. Quindi, siccome sappiamo che in Medio Oriente ci sono delle situazioni difficili e che però durano da decenni se non secoli, probabilmente il peso comunque di questi irrigidimenti di breve periodo non si ritiene che possa influenzare l'andamento della macroeconomia e delle aziende alla fine, quindi è una cosa che non ha peso rilevante sulla direzione futura dei mercati. David Kelly, Chief Global Strategist di JP Morgan, qui al Salone, ha spiegato la sua analisi a proposito di Donald Trump. Siamo ancora in un recupero, se ci fosse uno shock grosso questo potrebbe cambiare le cose, ma questa guerra commerciale in questo momento sono più parole che azioni e rimarrà così. Tutti i paesi hanno troppo da perdere in una guerra commerciale e quindi complessivamente l'economia globale crescerà e questo andrà bene per l'azionario in tutto il mondo. Il presidente Trump però continua a minacciare dal punto di vista geopolitico con i tweet. I mercati reagiscono nel modo giusto o stanno reagendo troppo quando Trump inizia a farsi sentire? Ma ho visto che nel tempo i mercati sono diventati meno sensibili ai tweet che arrivano dalla Casa Bianca. Ovviamente Trump è un presidente un po' particolare per quanto riguarda la comunicazione, però qualche anno fa la Fed ha detto una parola, forse sul tapering, e il mercato ha reagito in maniera molto repentina. Adesso vediamo dei tweet furiosi dal Presidente e i mercati quasi non reagiscono. E questo è importante, non bisogna reagire troppo. Anche dal mercato obbligazionario, Giorgi, non arrivano segnali di eccessivo nervosismo. Lì immagino che il faro è più sulle scelte delle politiche delle banche centrali. Sì, direi assolutamente da parte della Fed, ci aspettiamo altri 3 rialzi per quanto riguarda quest'anno, sono stati confermati. Quello che è successo è che l'anno scorso abbiamo navigato in un contesto con un'inflazione stabile, addirittura in ribasso nella parte estiva e con una buona crescita economica. E quest'anno sono cambiate un po' le carte in tavola perché effettivamente l'inflazione ha iniziato a salire e la crescita nel mese di febbraio ha un po' deluso, quindi l'anno scorso i rischi asset hanno performato molto bene, quest'anno abbiamo avuto un po' di difficoltà. Quindi in ambito obbligazionario come BlackRock in questo momento non siamo troppo positivi sulla parte governativa, anche sulla parte yield, siamo diventati neutrali sul debito emergente, comunque in generale prudenza sul mondo obbligazionario, questo sì, questo è importante in questo momento. Prudenza sull'obbligazionario e ancora ottimisti sull'azionario, un po' anche la scelta di Amundi, Beani.
Sì, esattamente, è la stessa strategia che abbiamo in essere. Secondo noi siamo in una fase ovviamente matura del ciclo finanziario ed economico, però per quanto riguarda i mercati azionari siamo ancora positivi su queste correzioni che si sono verificate nel corso del primo trimestre, mentre condividiamo la posizione appena espressa dal collega di BlackRock sui mercati obbligazionari, prudenza, quindi duration piuttosto corte, e molta attenzione sul segmento ad alto rendimento. L'industria del risparmio gestito però non guarda soltanto ai mercati, in questo momento cerca di cogliere quelle che sono le opportunità ancora una volta per aiutare la crescita del paese, non solo PIR, arrivano le altre ricette come una tassazione uniforme in tutti i paesi europei, come dei prodotti previdenziali paneuropei, quindi un'unione effettiva anche dei prodotti. Giorgi, sono queste le vostre attese e cosa vi immaginate? Assolutamente sì, è un modo per investire nel paese Italia. I PIR sono stato un grande successo, con 15 miliardi di raccolta, anche oltre a quelle che erano le aspettative, si stimano addirittura circa 60 miliardi alla fine dei 4 anni, che è un numero sicuramente importante che andrà a stimolare e a incentivare sicuramente la crescita del paese Italia. Oltre a questo, anche oggi è uscita una ricerca sulle tematiche anche ESG e l'Italia è emersa come uno dei paesi dove le aziende tengono più in considerazione i temi ESG, dopo la Francia c'è l'Italia, quindi anche questo è un modo importante di investire sull'Italia. Tema previdenziale, sicuramente l'Italia ha un grande bacino di risparmio gestito, che è stato investito in questi anni e che ha creato molto valore, ma comunque è un paese su cui investire, senza dubbio. Leani, non solo PIR, l'attenzione resta sulle piccole e medie imprese, ad esempio il mercato dell'AIM, società ad esempio come Banca Mediolanum che scelgono di aprirsi all'investment banking. In che momento è secondo lei per l'industria del risparmio? No, io credo che sia un momento molto positivo per l'industria del risparmio italiana. I dati che abbiamo appena citato sulla raccolta dei piani individuali del risparmio sono una testimonianza. Il fatto che finalmente i mercati finanziari italiani, indipendentemente dalle incertezze politiche, mostrano performance positive da inizio anno in controtendenza rispetto ad altri mercati, sono un'ulteriore testimonianza che forse c'è una nuova primavera per i nostri mercati finanziari. Un risparmiatore su tre in Europa in questo momento è tentato e acquista prodotti e servizi finanziari attraverso le piattaforme dell'e-commerce, protagonisti ancora una volta Facebook, Google, Amazon. E allora noi abbiamo voluto interrogare i partecipanti del salone sulla questione. Lo studio di oggi di Assogestione ha rilevato che un solo cittadino europeo su tre acquisterebbe prodotti finanziari tramite social network e e-commerce. Ecco, lei lo farebbe? Io sì, senza dubbio, sicuramente. Se io avessi un robo-advisor sono sicuro che comprerei principalmente dal robo-advisor. Poi userei anche il consulente per rafforzare le mie scelte. Se questi giganti dell'e-commerce volessero fare degli investimenti in questo senso, secondo me hanno molta fiducia da parte dei clienti in questo momento. Io no, perché sono un consulente finanziario e spero che il cliente abbia comunque sempre bisogno del rapporto umano. Non credo molto nei robot advisor. Quindi secondo me sono canali validi, però sono riservati a una particolare tipologia di clientela. Se il grado di trasparenza e ci sia un'adeguata grado di informazione, trasparenza dal punto di vista informativo, potrebbe essere un'opportunità. Sì, per un tema di costo, però credo che per il livello culturale finanziario di un cittadino europeo sia molto difficile acquistarlo via internet e credo che la componente relazionale sia sempre fondamentale. Che sia Robomat, Robot Advisor o quello che come si vuol parlare non riuscirà mai a sostituire la relazione umana. Assolutamente no, è un pochettino come il trading fatto giornaliero dai clienti. Purtroppo con i mercati che abbiamo e con i tassi che abbiamo bisogna avere esperienza all'interno del mercato. Non mi fido già delle persone serie, figurati dei ciarlatani su Facebook. Affidarmi a risparmi su cose di questo genere mi affiderei a degli istituti seri. Giorgi, devo dire che l'opinione è piuttosto uniforme qui al salone, sì. Una convenienza da un punto di vista dei costi c'è, ma forse a livello informativo e culturale non siamo ancora pronti, ovviamente i consulenti finanziari dicono no.
se non è tanto il poter comprare uno strumento su internet, ma è quale comprare, soprattutto per la profilazione del rischio. Sappiamo sia quanto sia importante anche con MiFID 2 profilare il corretto rischio per ogni cliente, per ogni prodotto, quindi sappiamo quanto è fondamentale il ruolo del consulente nell'analizzare quelli che sono i bisogni di ogni cliente. È difficile ed è molto difficile farlo da soli, quindi sicuramente si possono, magari si potranno comprare in futuro, ma è molto difficile scegliere quale. Sul tema della globalizzazione, tra le celebrity presenti qui al Salone, Oscar Farinetti. Oscar Farinetti che ha fatto un po' della globalizzazione il suo cavallo di battaglia, è partito dai campi italiani, è andato poi in America, sono previste nuove aperture di Italy, non solo in Francia ma anche in nuovi posti in America, e a proposito della quotazione ha dato al nostro canale televisivo questa anticipazione. Probabilmente sarà gennaio 2019. Io sono contento che una piccola parte di Italy vada alle famiglie italiane, perché a dire la verità è l'unica azienda di retail food globale italiana, purtroppo. Significa che avete scelto il mercato italiano, non un altro mercato per la quotazione di Italy. Abbiamo scelto il mercato italiano come il centro del mondo, questa è globalizzazione. A chi vieta una famiglia americana di comprare titoli sul mercato di Milano? Nessuno può farlo. Dobbiamo cominciare a pensare un po' più in grande, magari invece di andare noi là, di far venire loro da noi. Grazie ai nostri ospiti Giordano Beanni per Amundi, Luca Giorgi per BlackRock, grazie per averci seguito.